È vero, e spero che Dio mi perdoni, nel senso di dire che sono d'accordo nel fatto che i media sportivi molte volte seguono il carro del vincitore. Questo mi sembra di poterlo dire, sono 40 anni di pregi e di peccati e credo di poterlo dire. Si segue quello che si pensa ci possa far vendere. La Juventus, quello che vi devo dire è che non vi preoccupate, la Juventus è lì e sta per rispiccare il volo, perché comunque la Juventus ha una massa critica, quella che in merceologia si chiama una massa critica, cioè un popolo di acquirenti, di compratori straordinario, per cui tornerà e devo dire che nei 90 anni precedenti la massa critica della Juventus ha contato tantissimo, proprio nella coscienza nazionale dei media ha contato tantissimo, perché non, io ho fatto il direttore di un giornale sportivo in epoche e ho combattuto a lungo contro la Juventus, Giraudo è venuto almeno due volte, di cui Giraudo poi ho finito per essere amico, amico nel senso di persona che sono stimato. Quando sono diventato dirigente mi sono ritrovato a trattare allo stesso tavolo con Giraudo e ho capito che era una persona che aveva interessi diversi dai miei, ma che era una persona esattamente come me. Non vi meravigliate, cioè adesso dalle parti mie dicono agli zoppi grucciate, cioè nel senso che si tirano le stampelle addosso agli zoppi, è un po' quello che è successo oggi in Parlamento, se non sbaglio. La Juventus, questa forza di essere il 40% del calcio italiano, non gliela toglierà nessuno. A me non, io so per certo che da qui alla fine della mia vita sul pianeta dovrò occuparmi di Juventus, e complessivamente mi fa anche piacere perché è diventato una compagna di strada la Juventus, voluto o meno, ma certamente stimata. Quindi non è questo. Sono d'accordo sul fatto che adesso ci sia un evidente, come dire, regno dell'Inter e del Milan, ma questo fa parte un po' della dovuta vigliaccheria che i media dedicano a se stessi, nel senso che pensano di poter vendere, forse hanno ragione, io non so più come si vende un giornale, ma di poter vendere parlando delle persone di successo. Grazie, ecco, grazie. Mario, no, questo è quello che dice Mario, è molto importante, sì. Perché poi insomma vedete come a volte ci scrivono, no? I giornalisti, bisogna sempre distinguere e soprattutto ascoltare bene quello che uno racconta. È una mosca bianca, dice, lo dobbiamo dire, quello che ci ha detto, insomma, per me Mario, comunque. Noi siamo abituati ad ascoltarlo e quindi magari lo conosciamo bene, forse non tutti quelli che ci seguono in questo momento lo hanno sentito parlare in questi termini, ma credo che l'occasione sia molto buona stasera. Ecco Mario, c'è stato questo incontro tra Moratti e Palazzi, oggi ne ha parlato anche Abete, il presidente della Federcalcio, che tra le altre cose ha detto l'attivazione dell'iter, cioè di questo revisionismo, diciamo, no, del Calciopoli del 2006, non parte per l'esposto della Juve, ma per le valutazioni autonome fatte dalla Procura. Allora ci chiede Flavio da Cabiate, siamo in Lombardia, ma ci stanno scrivendo da tutta Italia e salutiamo tutti i tifosi della Juve che ci scrivono. Dice, ma allora l'istruttoria è quindi finalizzata ad una revisione globale del processo? Secondo te, Mario, ci potrà essere qualche sviluppo clamoroso? Ma intanto è molto difficile, molto 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 difficile, perché tutto è stato fatto in termini di leggi federali, giuste o non giuste che siano, tutto è stato fatto regolarmente, cioè sono stati proprio percorsi tutti i passi fino al sesto processo, fino al sesto procedimento di giustizia sportiva, e non bisogna mai dimenticare che è stata la Juve a non volersi rivolgere al TAR. All'interno di questo tipo di giustizia, per carità, ma è stata la Juve a dire basta. Per cui, ed è stata la stessa Juve prima a querelare Moggi, poi a ritirare adesso di recente la querela. Però non ci si può meravigliare, cioè nel momento in cui è la Juve ad aver fatto questi stessi fatti, non ci si può meravigliare
se ci sia un disorientamento generale. Beh, però la querela era soltanto per plusvalenze, non era per i fatti. Vabbè, quello sappiamo. Sì, che ma purtroppo... allora no, diciamo, però... diciamo comunque che è stata la Juventus a mandar via Moggi e Giraudo. Ecco, se c'è questo purtroppo. Sì, ecco, proprio il giorno stesso. Questo senso. Purtroppo è vero. Direttore, non li ha difesi mai. La cosa mai. Più brutta che ho visto in 100 anni in Juventus. L'altra domanda era appunto questa, secondo me, sempre emergendo, provando a riassumere 4 anni di voci bianconere in un momento. L'altra è questa, parliamoci chiaro, è la Juventus che sin dall'inizio, è chiaro che molte cose sono emerse dopo e va bene, oggi forse il quadro è un po' più chiaro sulla perlomeno non unicità, ecco, dei comportamenti bianconeri, però ecco, già al tempo noi, e proprio sul web parlo, alcune discrepanze tra dati contestati, dati reali, qualcosa che almeno permettesse una difesa un po' più energica sicuramente c'era, tanto che la Juventus si indigna e dopo un mese di silenzio annuncia: andiamo al TAR, infuriati, è stata commessa un'ingiustizia, risarcimento milionario. Sì, io l'ho letto quel ricorso al TAR, era veramente fatto bene, cioè, c'erano alcuni dati, ne cito uno per esempio, che gli arbitri con cui si supponeva la Juventus avesse i rapporti, cioè, avevano, con la Juventus, con quegli arbitri faceva 1,60 di media partita, con gli altri, cioè quelli non della cupola, ne faceva 2,50. No, ma infatti, allora, per finire la domanda, io tra l'altro sono avvocato di diritto amministrativo e al TAR vado, e quello è un ricorso ben fatto, secondo me, però vabbè, non posso sapere come sarebbe andato a finire, aveva dei discreti margini di buona riuscita, ma anche al di là dell'esito possibile, quello ci si chiede, la domanda è la domanda delle domande, però cui bisogna rispondere per tornare a tifare Juve in un certo modo. Ma la Juventus ha avallato, accettato, provocato, ha creato, oppure ha subito, non so, chiedo, quella calciopoli. Mario, secondo te? No, se si parla della Juventus attuale, l'ha certamente subita. Io dico quella del John Elkann, John Elkann l'ha certamente subita, quella. Io ho avuto anche una polemica dura con John Elkann, nel senso che lui mi ha mandato una precisazione al Corriere della Sera, abbiamo interloquito, abbiamo discusso. Però quel tipo di Juventus ha talmente subito Calciopoli che l'ha patteggiato, ha praticamente patteggiato. Altra cosa è la Juventus precedente. Questa Juventus, io devo dire che da vecchio camminatore di marciapiedi non ho mai visto una Juventus come quella del dopo Calciopoli, una Juventus di velluti, di signori di campagna come Cobolli Gigli, è una Juventus assolutamente diversa, con cui ho trovato molte sintonie, peraltro, ma era una Juventus completamente diversa. Se tu mi parli, questa Juventus è stata massacrata da Calciopoli. Cioè non aveva alternative di difesa, insomma, secondo lei? No, non c'erano. In quel momento lì non c'erano. E allora c'erano per lei, non c'erano. Io non vorrei mai farvi... mi piacerebbe anche che non fosse mai dimenticato, perché noi parliamo della Juventus, ma la mia squadra ha perso 2 Champions League per questa storia. No, sicuramente, certo. No, però io mi chiedo, quando io dico è stato fatto un ricorso, perché sa, se la Juventus avesse detto dall'inizio, secondo noi ci sono delle colpe e comunque vogliamo chiuderla qui, siamo la Juventus, accettiamo... Hanno fatto questo. Lo so, però c'è in mezzo c'è un qualcosa che non quadra per me, che è l'annuncio furioso di un ricorso al TAR, la presentazione, il deposito. Ma perché hanno capito? Ma gli annunci furiosi fanno parte della furia, come voi mi insegnate, non è mai razionale, o viene usata come mezzo di compromesso, o viene dimenticata proprio perché furia. In un procedimento come quello della giustizia sportiva, che era chiaramente inadeguato, ma d'altra parte qual è il vero limite della giustizia sportiva? È che bisogna andare avanti in una settimana. Ora non più, mi pare, però comunque. No, ma sarebbe così comunque se dovessimo ricominciare, se dovessimo fare un procedimento a luglio e a fine agosto si dovesse cominciare il campionato. È sempre stato questo il problema della giustizia sportiva, è sempre, ma fin dai tempi delle scommesse, dove peraltro la Juventus comparve all'ultimo minuto, questo non voi forse sì, siete sì, giovani, sì, certo. Non ve lo ricordate. Ora è un po' più lenta però, perché diciamo l'esposto è dell'aprile 2010, l'estate c'è stata già di mezzo. No, ma è più lenta lì la fase inquisitoria. Sì, è molto più lenta. Ma la fase della decisione
non può che essere rapida. Infatti vedi che tu vieni espulso la domenica e il lunedì sei squalificato. Sì, però è così come se tu fai commetti un'infrazione, una prova televisiva o una qualunque infrazione che porti a un procedimento. Finisce nel giro di pochi giorni. È verissimo, però nel 2006 non è che si sia aspettati, non so, ovviamente una sentenza penale. Oggi ci dicono tutti bisogna aspettare che ci sia un esito. E no, l'acqua... No, ma è un'altra cosa, quello per carità, io capisco il vostro punto di vista di tifosi della Juventus e di qualunque tipo di tifosi, io stesso mi sento un danneggiato da quella sentenza, ma è una cosa diversa. Nell'81, quando ci fu il calcio scommessa e ci furono 12 arresti, sì, cioè arresti con cellulari della polizia che in andarono alla fine della partita ad aspettare giocatori come Giordano, Manfredonia, cioè gente grossa, gente importante in questo paese, il processo disse che furono tutti assolti per insufficienza, se insufficienza posso, di prova, se il fatto non... No, posso dire una cosa, no, il problema è un altro, però che all'epoca non esisteva la legge, cioè il reato di frode sportiva. Non esisteva il reato di frode sportiva, toglie che furono portati in carcere. Furono assolti. No, non esisteva il reato di frode sportiva nel diritto penale. Quindi ovviamente poi furono assolti perché non c'era, infatti poi è stato colmato questo vuoto, cioè oggi nella stessa situazione con le leggi di oggi sarebbero condannati penalmente. Sì, ma quello che voglio dire, oggi sarebbero condannati penalmente e sarebbero condannati probabilmente a 6 mesi, un anno. Sì, sì, certo. Cioè cosa di... non solo, ma quanti anni ci vollero? Sì, certo, una vita. No, ma la mia domanda non è tanto sul penale, è proprio capire come mai, se nel 2006 ci dicevamo, al di là dell'importanza del procedimento, io capisco diversa rispetto a ora che sono le nuove intercettazioni sono per alcune squadre un po' più sparse così, però nel 2006 io parlo sempre appunto poi di cosa ci dicevano i media nazionali, ci dicevano bastava leggerle sull'Espresso, sul Libro Nero, anche non perfette, anche dei passaggi e intercettazioni, per in primis indignarci e in secondo urlare in tutti i programmi televisivi. Noi abbiamo registrazioni di maggio e giugno 2006, ben prima di schede svizzere e cose, dove c'era la certezza della Serie B della Juventus. La domanda qua è: dal 23 aprile 2010 noi abbiamo 150 almeno intercettazioni in cui si parla con designatori e addirittura, cosa proibita sicuramente a regolamento, con arbitri, parlo del presidente Facchetti e di altri dirigenti. La domanda è passato un anno e 2 mesi, nessuno paragona la Juve, ora non ci interessa perché ognuno ha la sua valutazione, ma è possibile che in un anno e 2 mesi Moratti si senta addirittura indignato perché viene, anzi neanche viene convocato, Palazzi che si convoca da Moratti? Questo mi chiedo io solo.